Jerome Powell, il presidente della Federal Reserve, ieri sera si è pronunciato, ha parlato, ha fatto un discorso in media, ha fatto una conferenza stampa nella quale andava a dire la situazione economica attuale, quello che ci aspetta riguardo all'inflazione, al PIL, eccetera, eccetera. E penso che molti si siano accorti, nonostante non sapessero di questa notizia, che Powell stesse per fare una conferenza stampa, per il semplice motivo che molte azioni tech, azioni growth, avevano riniziato un attimino a calare. Sembra che ogni volta che Powell apre bocca il mercato crolla. Bene, quindi in questo video andrò a fare un breve e semplice riassunto di quello che ha detto Powell, anche perché a mio avviso da investitori bisogna capire l'economia a livello macro come si sta muovendo, anche perché se per esempio io non so che l'inflazione sta per salire di un 10-15% e vado all in penny stock o high growth stock, ecco, non è una buonissima idea, quindi bisogna capire dove sta andando l'economia, così da poter implementare la miglior strategia di investimento possibile e possibilmente guadagnare più soldi possibili. Come sempre ragazzi, mi aiutereste tantissimo con l'algoritmo di YouTube mettendo un bel mi piace al video e iscrivendovi al canale se già non l'avete fatto, perché in questo modo mi aiutate tantissimo con l'algoritmo di YouTube e mi fa molto piacere. Quindi dopo le parole di Powell, lo scenario per gli investitori sembra uno scenario tutto sommato abbastanza positivo. Infatti innanzitutto i tassi di interesse negli Stati Uniti rimarranno da uno 0 ad un massimo dello 0,25% nel prossimo periodo. Il PIL degli Stati Uniti nel 2021 aumenterà a quanto pare del 6,5%, che effettivamente sembra tantissimo, ma in realtà è tanto, è buono, ma soprattutto se rapportato al fatto che nel 2020 il PIL degli Stati Uniti è sceso parecchio rispetto a questa cifra. Infatti poi nel 2022 si preannuncia un aumento del PIL degli Stati Uniti del 3,5%, quindi in calo leggermente. In quanto invece ai dati dell'inflazione, a sto giro è stato più preciso. Infatti si preannuncia un aumento dell'inflazione nel 2021 del 2,4%, che in teoria nel 2022, quindi tra un anno, dovrebbe scendere del 2% e nel 2023 dell'1,8%, o meglio, queste sono le stime che sono state rilasciate. Quindi sembra che negli Stati Uniti nel 2021 l'economia tornerà a crescere e che l'inflazione non si alzerà così tanto come molti pensavano, o meglio, ripeto, queste sono le previsioni della Fed. Però giustamente uno a questo punto potrebbe dirmi, ma cosa mi interessa degli Stati Uniti? Noi siamo in Europa, noi viviamo in Italia. Beh, per il semplice motivo che c'è da tenere in considerazione che l'economia degli Stati Uniti influenza parecchio anche l'Europa, e poi io personalmente investo tantissimo in aziende degli Stati Uniti, quindi quello che succede negli Stati Uniti personalmente mi interessa molto. Successivamente Powell ha risposto a una domanda che gli è stata posta più e più volte, perché effettivamente una domanda molto sensata, e cioè: non è che quando ricominceremo ad aprire, a quel punto la domanda sarà così alta che farà impennare l'inflazione, quindi non solo di un 2,4 punti in percentuale, ma molto di più? Proprio perché negli Stati Uniti, a quanto pare, nella distribuzione dei vaccini stanno andando molto più forte rispetto all'Europa, rispetto all'Italia. E quindi il ragionamento è più che lecito: se tutti hanno voglia di spendere, di fare, di uscire, la conseguenza è che la domanda si alza parecchio, molto più rispetto all'offerta. E quando la domanda si alza di parecchio, che cosa significa? Che i prezzi si alzano, di conseguenza si alza l'inflazione. L'ho spiegato in un video precedente che uno dei fattori che fa innalzare l'inflazione di parecchio è quando la domanda supera di parecchio l'offerta. Ecco, in questo caso il presidente della Fed ha detto che non ci sarà questo rischio, perché è un qualcosa che potrebbe concretamente avvenire, che quindi si alzi di parecchio la domanda rispetto all'offerta, ma sarebbe solamente un qualcosa di transitorio, un qualcosa di breve periodo, e che quindi non c'è da preoccuparsi di questo fattore. E per farla semplice, in sostanza, Jerome Powell ha detto le stesse cose praticamente che aveva detto all'ultima conferenza stampa di 2 settimane fa. Ha cambiato un po' il tono, ha cambiato un po' i modi, è stato più preciso nei numeri, e l'ultima volta infatti gli investitori avevano reagito male. L'ultima conferenza stampa è stata il 7-8 marzo e in quei giorni sono crollate praticamente molte azioni tech, molte growth stock, subito dopo il discorso di Powell. Invece a questo giro, come dicevo, Powell è stato molto più pacato, ha risposto alle domande in maniera più precisa, ha portato anche dei numeri concretamente di quello che sarà l'aumento del PIL, su quello che sarà l'aumento dell'inflazione, quindi diciamo è stato più rassicurante a sto giro, specificando sempre che questa sarà una lieve inflazione che sarà passeggera, che quindi non bisogna preoccuparsi. Bene, io sinceramente mi aspettavo che le previsioni dell'aumento dell'inflazione fosse un po' più alto, non granché più alto, ma mi aspettavo qualcosa in più. Quindi penso in realtà che Powell e la Federal Reserve in generale
in questo caso siano stati un po' conservativi. Tra qualche mese, quindi io penso intorno a maggio-giugno, vedremo gli effettivi dati su quello che è il reale aumento dell'inflazione, quindi vedremo se le previsioni della Fed erano giuste oppure no. Ripeto, io mi aspetto qualcosa in più. Dall'altro lato ci sono delle figure anche molto autorevoli che in realtà sono completamente in disaccordo con Jerome Powell e con la Fed. Mi viene in mente per esempio nomi come Peter Schiff o Michael Burry, penso che molti di voi lo conosceranno, ci hanno fatto anche un film completamente dedicato, The Big Short, La Grande Scommessa, e in sostanza in questo film raccontano la sua storia, raccontano quello che è successo nel 2008 con la grande crisi finanziaria dei mutui subprime, e Burry è colui che nel 2008 aveva previsto il crollo del mercato guadagnando un sacco di soldi per lui e per i suoi clienti. Ecco, Michael Burry o Barry, chiamatelo come preferite, in contrapposizione con Jerome Powell sostiene che ci stiamo accingendo verso un'iperinflazione, quindi ad un'inflazione altissima. E potrebbe essere interessante fare un video su quella che è la visione di Barry, quindi fatemi sapere sotto nei commenti se potrebbe essere utile un video di questo tipo. Io personalmente nel prossimo periodo mi aspetto ancora un po' di volatilità sul mercato azionario e quindi ho iniziato a riliquidare un po' di posizioni per mettere un po' di cash lì pronto, proprio perché in caso di volatilità, in caso di correzioni, avere un po' di cash da parte non fa mai male. Personalmente mi impegnerò ancora di più nello scovare aziende di estremo valore da tenere nel lungo periodo, aziende solide, aziende stabili, aziende che anche in caso di fluttuazioni, anche in caso di incertezza all'interno del mercato, cosa che agli investitori non piace assolutamente, riescano a resistere a questi periodi e che continuino la loro crescita nonostante la paura, l'incertezza e possibilmente anche crolli del mercato. Ho intenzione inoltre di fare anche un po' di swing trading, quindi non trading giornaliero perché non faccio trading giornaliero, ma strategie basilari di swing trading come il catch the wave, per esempio, in questo periodo di alta volatilità potrebbe essere profittevole. Sicuramente abbastanza rischioso, ma potrebbe essere profittevole. Detto questo, ragazzi, io invece sono molto curioso di sapere voi come vi state muovendo in questi periodi incerti sul mercato azionario, se state continuando a comprare, se siete più parsimoniosi, se vi state dando al swing trading, che cosa state facendo in sostanza. Quindi fatemi sapere sotto nei commenti come vi state muovendo. Per questo video è tutto, noi ci rivediamo nel prossimo.